Allora, vabbè, bisogna mettere le cose che voglio io. Questa cosa la potete fare anche dalla finestra di Dreamweaver. C'è una specie di finestrina semplificata. Però io sono più bello, lo faccio direttamente nel codice. E poi dopo modificate il CSS. Quando inserite questi navigazioni spray, automaticamente Dreamweaver vi fa anche un CSS. Beh, abbastanza bello, simpatico, con già il rollover, con anche una freccettina quando c'è il drop menu. Però, siccome in questo caso dovrei essere minimalista un po', un po' minimalista, allora sono andato a smodificare tutto il CSS. Come potete notare, lì c'è UL e lì sarebbe il bulletin list, quelle con il tondino, no? In questo caso non c'è nessuna identificazione, però potete mettere anche UL uguale, no, UL ID uguale, potete metterci un'identificazione se volete proprio fare delle cose riferite solo a quell'UL lì. Perché anche perché quando si fanno le navigazioni, che di solito si fanno sempre con UL lì, i tondini si fanno nascondere, no? Che il tondino della navigazione non ci serve. Allora, poi automaticamente, se il CSS non è fatto bene, vi nasconde tutti sti bullets, come si dice, questi tondini su tutti gli URL. E allora bisogna stare attenti. Ok? Devo dare quello spray che ho fatto. Questo è il CSS che vi dà. Lui fa un CSS usando le classi, che a me non piacciono. Le classi mi incasinano. Le classi nel CSS si mette punto e poi il nome della classe. Invece io faccio sempre cancelletto e il nome del div. E voi direte che differenza c'è tra uno e l'altro. Allora, quando si fanno cancelletto, nome del div e mettono in istruzione, va benissimo. Però il div, un div nella pagina dovrebbe essere unico. Non è che dovete mettere, se avete dei quadrati, non è che mettete tre quadrati con la stessa identificazione, tipo quadrato. No. Allora, in quel caso si mette una classe. La classe è come uno style sheet, no? Come in InDesign, no? Fate questo paragrafo, lo voglio giallo, allora metto paragrafo giallo. Allora, quella cosa lì, che nel CSS viene detta classe, si mette punto e si mette il nome, la potete usare un sacco di volte in una pagina. E in questo caso non vedo la opzione di metterla, di fare queste classi come fa lui nel CSS. Allora fanculo. Però a volte queste classi mi incasina, quindi già ho detto, ma che te lo dico a fare? E allora non lo fa. Ok, comunque niente, sto modificando tutti i colori. UL vuol dire che sarebbe il drop menu. Sarebbe l'UL che sta dentro l'UL. A sono i colori dei link. Vedi, loro mettono sempre gli MS. Ma cazzo. Addirittura anche nei paddling. Quindi non lo capisco. Non lo capisco. Io vado a caso lì. 0,5. 0, via. 0,5. Adesso dopo sto tutorial vado a giocare a Rock Band e non mi rompete più per 3 mesi di tutorial. Devo togliere tutti i colori. Ok, vediamo come è venuto. Project, funziona. Sì, c'è un po' troppo spazio tra le cose. Bisogna trovare il giusto identificatore. Siamo 6. E non era quello lì. Ok,
evidentemente. Ecco, già sta venendo. C'è qualcosa di strano perché lo spazio tra Home About e Project è diverso. Quindi dopo non mi ricordo, però sono andato a spattaccare lì qualcosa. Vediamo se... Ah sì, anche l'interlinea tra Educational, quello lì, non mi piaceva, era troppo largo. Mi pare. Oh, sono dovuto andare a spattaccare a caso. Trovare. Via, quello non serve. Sto facendo, non so. Lì. A volte sembra semplice, dici allora, lì, fai quella cosa lì, e invece non la fa. Non la fa. Allora, quando sono sti problemi, io di solito, anche quando magari fai una cosa e non ti funziona, allora, il trucco che faccio io è un trucco molto semplice, no? Cancellate tutto, cancellate mano a mano le cose finché funziona. Quindi dopo capite il CSS che incasina. Adesso lì sto guardando Trackstar come ho fatto il CSS, perché nel CSS di Trackstar, che è un altro sito che ho fatto, evidentemente volevo fare qualcos'altro. Spray. Spray. Ma adesso entreremo nel vivo di questa dimostrazione. Noia. No, questo adesso. Ah, guarda che bello, eh! È venuto. Sì, c'è ancora il praticamente. Lo spazio tra About Us e Home è diverso. Non so se poi alla fine lo... L'ho messo a posto. Non so se l'ho messo a posto. Via, mi si sta attaccando tutto. Ah, ok, adesso già... Vedi, adesso lo spazio è uguale. Però è troppo piccolo, allora si mette un po' di spazio. Oh, ok, sto andando. Funzionatissimo. Adesso mancano i rollover. Questi sono facili. Vedi, già si chiude tutto. Rollover.